Eccoci qua ragazzi, nuovo titolo arcade. Sentite, udite, udite. Intanto buonasera a tutti. Ciao Biokiller. Buonasera anche a te. Come hai potuto vedere, Alfio, sono ritornato con un nuovo video, perché per me questo è un nuovo video. Un gioco, raga, sentite bene il titolo. Forse qualcuno di voi lo conosce pure, perché raga, era veramente figo. Pretty Soldier Sailor Moon. Sì, io sono un uomo e giocherò, vi farò vedere un titolo arcade. È un picchiaduro, ragazzi. Cioè, menate, mazzate maledettamente. Che questo qua pure c'aveva la versione NES o SNES, se non mi ricordo male. Però noi faremo sempre comunque quella lì arcade. Senti, per quel discorso ieri dobbiamo parlarne di Sector. Pio, io dopo la live ho controllato il tuo Discord, ma non c'era nessuno. Forse eri in qualche stanza dove non si vedeva. Boh. Per me possiamo parlarne tranquillamente. Dopo la live di stasera, tu penso che lo sai che ora finisco, quindi cioè, possiamo parlarne se ci sei, volentieri. Dicevo, continuando il discorso, se volete seguirmi durante la live o comunque vedere i miei gameplay, trovate tutti i link in descrizione, sia dei miei canali che dei miei social. Ieri sei crollato. Infatti, vabbè, non fa niente, ci sta, è umano, non ti preoccupare, che comunque finisco tardi, ci sta che uno se ne va a dormire. Cambio di nuovo schermata e partiamo con Pretty Soldier Sailor Moon, un titolo, come ho già detto, un picchiaduro, non a incontri ma a scorrimento, che non è un titolo che io ho conosciuto all'epoca, l'ho conosciuto in tempi più recenti. Sul mio canale YouTube, tra l'altro, c'è già un piccolo estratto di quando registravo semplicemente i gameplay, quando non conoscevo ancora il mondo streaming, dei primi due livelli. Invece adesso ce lo facciamo completo e sistemato. Fa tutto il discorso di copyright, bla bla bla. Grazie Mica, come sempre, per i tuoi social. Ah, raga, approfitto per dirvi in live che il 21 di questo mese, se tutto va bene, alle ore 9 insieme a The Pulp farò un piccolo talk show a tema saldi Steam, perché cominceranno i saldi Steam. Qui non c'è audio, è proprio così il gioco. Questo era uno dei giochi ban presto, che tra l'altro arriva a 9, ok. Tra l'altro tutt'oggi la ban presto produce ancora, però devo abbassare la voce. Oggi la ban presto produce ancora action figure di Sailor Moon. Il 21, Alfio, il 21 di questo mese. Ma che mortacci tua. Raga, un gioco di Sailor Moon picchiaduro con i suoni dei film di Bud Spencer e Terence Hill. Fantastico. Ditemi se l'audio è ancora alto, è troppo alto, raga, lo abbasso un altro po', perché dopo ha finito tra la mia voce e Sailor Bud, bra. Tra l'altro Bunny è bionda come Terence Hill. Bud Spencer potrebbe essere Sailor Mars, perché quella sta sempre incazzata. Dopo la prendiamo a Sailor Mars. Tanto morirò 20.000 volte, voglio. E voglio di cambiare. Ah, senti.
uguale, raga, proprio i suoni di... Hanno preso, bastardo. Se c'è la mossa. Ah, così. Ma io devo abbassare perché sennò perdo le orecchie, raga. Se due, mamma mia, come ne schifo. Ah. Sono della Campania, vicino Pompei. Andiamo Sailor Mars. Questo è Bud Spencer, raga. Prima di Terence Hill, ma Bud Spencer. Mamma mia, oh, che... è morto. Tu di dove sei, Alfio? Hai un nome molto siciliano, eh. Tra l'altro nel mio parco c'è... ci abita un siciliano e si chiama Alfio. Hai con i luoghi comuni. Ragazzi, avrebbero potuto tranquillamente Bud Spencer e Terence Hill fare un film su Sailor Moon ed essere i protagonisti. Poi c'era qualcosa che l'ho raccolta e mi hanno pure fatto male. L'altro era anche difficile sto gioco, eh. Se avessero, che ho detto? Non ho detto se avessero. Avrebbero potuto. È passato, non è... Vedete, l'ha acchiappato e gli ha dato i cazzottoni proprio come... capito? Lo manteneva proprio come nei film capito? Quando li prendevano i stronzi e li prendevano a cazzottoni. Cioè, li prendevano e poi gli davano i pugni. Ah, bastardo. Nemici come se non ci fosse un domani. Aia, aia. E la madosca, che è successo? Vediamo un po'. Questa chi era? Venus? Ma non mi ricordo i nomi. Mi pare sì, dovrebbe essere Venus. Bu, bu, bu. No, cavolo, volevo prendere il dolcetto per farmi la vita. Sì, le mosse speciali è quando fa l'animazione. Questa, vedi? Vabbè, molto limitata la cosa, vabbè però.
Jupiter, ah, ok, non l'avevo visto. Milord, ragazzi, questo me lo ricordo, lo chiamavano Milord. Veniva, faceva la sua apparizione del cazzo e se ne andava. Questo quando c'è stava Bunny che faceva aaaah. Milord, tra l'altro, minchia, ma quasi ucciso praticamente. Ha fatto incazzati brutto il boss, infatti mi ha menato malamente. Sono morto. Ah, questa era Venus. Capiamo, sta va. Poco di trama pure, raga. Le mazioni erano fatte bene però in questo video. Io devo dire la verità, se il cartone animato me lo ricordavo meno alla Battle Terence. Tu lo conoscevi sto gioco, Gladio? Penso di sì. Visto che tu hai bazzicato molto nel mondo Nintendo. Questo c'era su NES o su SNES. Ma su SNES c'era questo. Animal. Tacci tua. Aia. Oh, io sono e tu te ne vai. Vieni qua. Ecco, bravo, colpisci il tuo amico qua. Grande, no. Annascio, devi morire. Devi morire. Ah, fanculo. Devi morire pure tu mo però. Sì, ma non me lo ricordavo più. Secondo me sono quelle cose che uno quando è ragazzo dice: no, ma che cazzo sto giocando? Sailor Moon. No, non è possibile. Vabbè, qua c'ho la mossa però. Vabbè, ciao. Mercury non l'ho ancora presa, vai. Ma no, qua ci vuole la mossa, zio. Purtroppo. Mi ricordavo, questo si metteva il coso davanti. Bastava che si metteva quella mascherina in faccia e nessuno riusciva che Marzio. Non mi ricordo, mi pare che si chiamasse Marzio. Mi pare, però non. Vabbè, insomma, pure come Zorro, tra l'altro. La musica di sto livello fa veramente schifo, devo essere sincero. Poi tra l'altro quel cretino, se non sbaglio, quando era in presenza delle ragazze faceva tutto il timido, non era come Milord dove si trasformava nel mega galantuomo e tutte le donne bramano. Cioè dico io, c'è bisogno di metterti la maschera. Thank you.
Ah, quanto mi mettono in mezzo. Un nuovo boss. Mamma mia che musica. Tra l'altro le sei staccata la testa. Vabbè, vaffanculo. Io vado avanti, questo scompare sempre. E una cosa che mi dava fastidio di picchiaduro è che i nemici se ne andavano fuori schermo. Ma vieni qua, fatti dare ammazzare. Ecco, bravo, colpisci sempre la tua amica. E niente, raga, il gioco è questo, essenzialmente è questo. Potremmo parlare del cartone animato, ma io il cartone animato, raga, per quanto lo guardassi, non lo ricordo. Non, cioè, non benissimo. Tra l'altro so che hanno fatto una versione moderna di Sailor Moon, non l'ho mai visto, sai, non gli ho dato proprio un occhio. Come al solito dicono, erano più belli i vecchi disegni, bla bla bla. Papà, papà. Vabbè, era ovvio che ci morissi. Prendiamoci i banni. Tra l'altro anche banni. Vabbè, pure nei panni di Sailor Moon era imbranata qui. Mi faceva ridere, dai, quella era una cosa che mi faceva ridere del cartone animato di Sailor Moon. A me piacciono anche le action figure della Banpresto odierne, sono carucce. Però penso che sia più la mia vena collezionistica a parlare. Questo era un bug. Ah, se n'è andato. Tutto sto macello perché? Sben. No, che sono venuti si scassa minchia, sono venuti. Mamma mia. Ah, levati di dosso. No, mannaggia. Dai che è morta, dai. Oh, morite tutti. Mi ricordo che nell'anime, quando i mostri tipo scappavano, lei se li trovavano subito lei in faccia. Tu dicevi, ma what the fuck, chi è Flash? Quei manichini me li ricordo, tra l'altro mi ricordo un episodio dove quel manichino era uno dei boss finali. Thank you.
le musiche di sto gioco non mi stanno convincendo. Quella del primo livello era caruccia, ma qua non tanto. No, bastardo. Ah, questo non gli puoi fare l'attacco di corsa, abbiamo capito. Mortacci. Sei l'ormasse, vi scasso. Questa stava sempre incazzata. Che quella poi mi ricordo che nell'anime ogni Sailor era uno stereotipo femminile. C'era Bunny che era la... vabbè, la donna sciocca, che si innamora facilmente, stupidotta, eccetera, eccetera. C'era Sailor... questa qua, Sailor Mars. Mollami, mollami. Minchia, oh, quanta vita che te levano. Sailor Mars, che era la donna forte, sarcastica, indipendente. Poi c'era Sailor Mercury, che era quella lì, se non sbaglio, intelligente. E poi c'era quell'altra lì che era... quell'altra che non mi ricordavo manco il nome prima e non lo ricordo neanche ora, che mica mi ha indicato come dire leggi sopra, che era quella là, la sensibile, dolce, ingenua, no, ingenua no, poi era la sensibile e dolce. Vabbè, ognuno di quelle è stereotipi femminili, insomma, proprio perché tutte le ragazzette erano così, dovevano solo scegliere chi voler essere. Le donne, quelle là forti, indipendenti, tutti quanti, Sailor Mars. Questo gioco l'hanno ridotto proprio... oh, c'è la miseria. Oh, è morto finalmente quel cazzo di... ah, il gattino. Come si chiamavano? Mi sembra Romeo, non vorrei dire. Sì, c'era il gattino nero, all'inizio solo quello nero, poi ci arriva anche la gattina bianca. Ricordo anche un episodio dell'anime dove c'era, no? Dove c'era questo boss qua finale, queste sembianze qua. Le porte non si aprono, esplodono. Gli studenti là. Ci puoi mettere anche giallo e l'origano, ci metto solo sali. Ma è presto per cenare. È presto per cenare. Ah, allora. Ah, ok, ok. Come si ricorda? Come si chiamavano quei gattini? Alfio, ricordamelo. Thank you.
Che figata sarebbero stati, picchiaduro, se... se i nemici che tu ammazzavi invece di scomparire fossero rimasti... Ah, a terra. Allora, il bianco Artemis e nero Luna. Vabbè, Luna, sì, mo... ci sta, perché quella c'aveva la luna in fronte. Il bianco non mi ricordavo proprio, no. Vabbè, ho capito. Vi scateno prima che mi ammazzate. Sbebem. Mi riprendo Sailor Mars. Vabbè, ma non lo colpisce, scusatemi. Minchia, raga, mi ha messo 3 botte da ti uccide. Ah, come mangiavano i gettoni. Guarda, noi diciamo tutto. Oggi diciamo, ma i giochi DLC, le skin, le stronzate. Venus. Quanti soldi si mangiavano. Calcione in faccia. Di nuovo Milord. È inutile proprio, totalmente inutile. Che ha fatto? Ha fatto solo incazzo a sto boss. Babbo però, cioè, cioè, questa è una mossa fa di schiatta. Va. Penso che da quando è uscito lo tengo in wishlist. Spero di riuscire a comprarlo prima o poi, perché credo sia veramente una figata. Adesso lo dobbiamo ammazzare a furia di morire e fargli le mosse. Non si fa prendere un pugno. Guarda. Ah, dai, un pugno. Oh. Che ci ha voluto. Ah, fa pure il salto in lungo. Vabbè. Ah, figurati, anzi, figurati. La mossa. Però i disegni li hanno trasportati bene nel gioco, trasposti bene. Non mi ricordo quanti livelli erano di sto gioco. Spero non tanti, perché è dura da... Questi sono esseri umani. Hanno ste braccia lunghe, porca miseria. No, dai, stavo saltando per colpi a questo. Incredibile. Incredibile quanto era difficile sto gioco. Minchia, meno male che abbiamo i gettoni infiniti, eh. Ancora. Yeah.
Ma visto che mi dovete uccidere, almeno questa ve la chiavo in faccia. Non mi piace tanto. Va bene, vabbè. Olio origano, vabbè. O sale ci ho messo. E riuscivano a scamparsela pure dall'angolino. Mamma quanto antipatici sti umani, oh. Sono le più stupide ste bambole da uccidere. L'ho incastrata ciccia. Mi spiace. Dai però, fuori schermo quel diamante blu per fare la mossa. Annaccio, quello con uno sputo di vita ha ucciso a me che comunque avevo uno sputo di vita. Sì, gli devi dare le spalle. Ti vengono addosso, però ti danno il pugno. Eh? No, sale, non ci ho metto. Come ti? Sì, ne andrò qua.
Vabbè, esagerato sto boss. Vabbè però cacchio. Peccati il fuoco. Ah, è morto, ok, perfetto. L'organizzazione criminale, i soldi, eccetera, eccetera. Cavolo, c'era una coperta in testa. Perché le coperte in testa? Perché che siete brutti, però. Ah, maledetto. Vabbè, non mi ha fatto massaggiare la testa. I mortacci. Boom. Proprio come Bud, eh? Boom, boom. Morite nell'off screen. Non siete degni neanche di apparire nella mia live. Tutta la vita che danno, vabbè. Mamma, quanti nemici. Quanti, quanti. La villa, la villa. No. Va bene.
C'era tipo buggata, però stavano prendendo il sopravvento loro. Bravo, ti devi fare di voi. No, cacchio, non sono riuscito a chiuderla nell'angolo. Diverte proprio a colpire la sua amica. E uno via. E due via. Ancora, raga, non è il round finale. Il boss finale del livello. È una bambina piccola. Si va direttamente al boss. Questo è una botta di... Sì, vabbè, ciao. Vai, vediamo se lo incassiamo nell'angolo. Se ci crepa. Sì, sì. Così, così si fa, no? Dove vai? Scappa, maledetto. Oh, ammollami. Ah, queste racchette di merda. Ah, sta in questo negozio. Sì, easy però. Ah, ma scappa di nuovo. Il vigliacco. Guarda com'è rimasto. Si chiamava la super mossa di Sailor Moon. Cristallo di luna. Mi pare dicesse, giusto? Oh, e dai. Sì, il gattino è tornato dalla bambina. Final round, Stuart.
massimo sarà il delirio di esseri mostruosi. Oh, dai, però. Questa è la parte con questo. Mo sta la parte con questi cosi nani. Ci stava di morire, visto che avevo uno sputo di vita. Però almeno me ne sono portati qualcuno me nella tomba. Vabbè, non bastava uno, addirittura due. Qua secondo me in sala giochi era l'impossibilità fatta boss, cacchio. Dove sto? Minchia, non mi vedevo più. Sì, ci conviene dargli fuoco con Mars. Un po' di fuoco, dai, boom. Ma non era morta quella lì. Duri come la morte questa. Stava già chi doveva essere impossibile, cacchio. Ah no, quella è la donna che rompe. Sempre la donna che rompe. Che il maschio tu solo incastri. Lo schiatti. Dai. Vabbè. È impossibile, oh dai, aveva uno sputo di vita a testa. Morite tutte e due, cristallo di luna. Boom. Insieme, in via. Morite. Questa è la sezione delle bambole qua. Potevano fare come Hook, che prendevi, li schiattavi anche mentre erano a terra e gli davi i cazzottoni. A proposito di Hook, ragazzi, se volete vedervi il gioco tratto dal film di Peter Pan, passate nella mia sezione arcade, il canale YouTube, per quella e tante altre chicche. Spada bam bam. La sezione con questi.
chi ha saltato? Questa è musica che si avvicina al finale. The Last Boss, Queen Berry. Questo è Mario Bros. Tre cazzotti e vai a terra con questo, bene. Vediamo se funziona. Ma gli arrivano i pugni, sì. Ok. Vabbè, vai. Mica, raga, è impossibile colpirla. L'unica volta che gli vuoi dare un pugno scompare. Dai, però. Incredibile. E boss più difficili mai fatti. Questo vediamo. Becchia un po' di fuoco, no? Vabbè, raga, ma mi ha levato tutta la vita, ma... ma che davvero? Ma questo in sala giochi io non l'avrei mai giocato. Becca di sto calcio. C'è verso di dargli pugni normali a questo. Incredibile. Se ti affoga ti leva tutta la vita. Mamma mia, quanti gettoni ci voleva? Ci voleva un patrimonio per finire sto gioco. Ma manco Ninja Turtles in Time, ma era così. Dai, però scompare sempre. Fame come la merda. Però se indovinavi dove appariva, te li davi due cazzotti. Come si schiva, raga? Da acchiappa a prescindere? Se non si schiva. Siamo Queen Beryl del cazzo. Vabbè. Miliardi di gettoni, eh. Muori. Ah, dai, non è morto. Ma sì, però. Te lo fanno mettere subito il nome? L'abbiamo fatta, raga. Finalmente mi sono finito questo gioco in live. Era da tanto che lo volevo portare. Tacci miliardi che ci volevano per farlo. I miliardi. Cazzo di ban presto. Ci credo che mo è una grande... una grande casa produttrice di action figure. I miliardi che si è fatto solo con sto gioco.
Te l'apri l'azienda, Cribbio. Quello si chiama su... Ah no, pensavo si chiamasse Sudoku. A livello di animazioni, raga, non nulla da dire su sto gioco, è fatto bene. Anche la parte picchiatura non è male. I suoni alla Pretty Soldier, Bud Spencer e Terence Hill ci stanno. Per quanto riguarda storia, che è praticamente inesistente, boss fighting, è un po' meh. Milord, che è apparso due volte in tutto il gioco, pensavo che avesse una, come dire, una parte, diciamo, più essenziale, ma invece è totalmente inutile. L'hanno messo proprio a puro scopo fanservice. Io spero che questo gameplay vi sia piaciuto, che passiate a trovarmi in live per i miei canali, eccetera, eccetera, i miei social, dove pubblico notizie. Così da darmi suggerimenti e quant'altro. Stare in mia compagnia, insomma. Rendere la streamata un po' più dinamica. 1995. Avevo 6 anni. Tanto qua i cani che si scannano. Che cacchio è sta roba? Ed ecco qua. Spero vi sia piaciuto. Come sempre, ragazzi, vi ricordo che non chiudo la live. E come sempre, vi ricordo: Sei nerd, sei always and stay pizza.